Grazie, certamente non è un merito essere decano. Comunque, ecco, stia tranquilla, io me ne vado fra 2 anni, quando scade, e sono anche l'unico a aver votato contro tutte le richieste dei colleghi. È da molti anni che si discute di queste cose, però attenzione, adesso ci sono, diciamo così, delle occasioni, delle prese di posizione, anche degli atti formali del Ministero e del Parlamento che ci aprono a dimensioni che stiamo cercando di occupare. Ecco, io credo che vadano occupate anche, mi spiace dover cominciare proprio da questi aspetti, vadano occupate anche sul piano della concettualizzazione. Cioè, occorrono anche delle teorie adeguate ai problemi che andiamo ad affrontare. Delle teorie che si misurino con la questione, almeno io qua ne voglio indicare soltanto tre ambiti di questioni, cioè le questioni poste dalla tecnologia, dalle interpretazioni della tecnologia, i rapporti tra tecnologia e uomo, tra individuo, gruppo e uso delle tecnologie. Seconda tematica, quella appunto dei saperi, mi è capitato insomma doverla affrontare qualche anno fa e ho visto proprio che non era un problema che poteva essere posto, speriamo che oggi lo si possa porre, cioè il problema della trasformazione e della ridefinizione dell'organatura, dell'organizzazione, della definizione dei contenuti e dell'insegnamento, cioè che cosa è degno di entrare nella scuola, soprattutto nella società della conoscenza. Questo secondo ambito di problemi di concettualizzazione. Il terzo ambito è quello della didattica. Allora, molto sinteticamente, perché è chiaro che si può andare soltanto per sciabolate, il problema della tecnologia. Rendiamoci conto, noi consideriamo tecnologia ciò che è esterno a noi. Va bene, questo può pure andare bene. Il fatto è che nel momento in cui ciò che è esterno a noi diventa interno, perché la interiorizziamo, noi non vediamo più la tecnologia. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che la scuola e l'università hanno, da 2 secoli, interiorizzato la tecnologia del libro a stampa, quindi non lo vedono più e considerano quello che il libro porta come la condizione naturale del sapere. Non è la condizione naturale del sapere, è il sapere in forma di libro stampato. Ora, introdurre un'altra forma di sapere è cosa importante, però attenzione, è un'altra forma di sapere. Non è che passo da una tecnologia, da un carro ad un altro carro. Passo da una forma ad un'altra forma. Allora, troppa attenzione nei confronti della tecnologia come fattore esterno fa dimenticare che poi c'è anche la tecnologia come fattore interno. Cioè, la possibilità di mettere a raffronto queste due tecnologie. Io non sono per la contrapposizione. Anzi, proprio per riprendere una formula provocatoria di Morin, tra vecchi ce lo possiamo dire, poi per vecchi bisognerebbe addirittura chiamare in causa anche Serre, che c'è anche lui un numero di anni e che ha detto delle cose importantissime su queste tematiche. Allora, sono per una scuola uniduale, cioè in cui all'interno dell'unità della scuola ci possa essere un confronto molto serrato tra le due diverse forme di organizzazione e di produzione della conoscenza. Cioè non da una parte o dall'altra, vediamo, diventa un laboratorio la scuola, magari lo fosse anche l'università questo. Vediamo, penso che con queste scelte ultime la scuola stia sopravanzando l'università e speriamo che l'università sia degna, diciamo, di questa scuola. Però apriamo questo cantiere e confrontiamoci anche proprio sul problema della tecnologia, che non è uno strumento, non è un veicolo, non è neanche un ambiente. No? Una formula che è piaciuta tantissimo, che si ritrova in tanti documenti diciamo scolastici e francamente ho paura che non si capisca bene cosa vuol dire. Consideriamolo invece, come è stato detto anche prima, l'infrastruttura. Cioè noi abbiamo una grande infrastruttura che è quella della stampa, in cui è naturale stare, in cui è naturale vivere. Ma abbiamo quest'altra infrastruttura, no? Che è costituita dal digitale e dalla rete, in cui è altrettanto naturale stare e vivere e respirare. Queste due infrastrutture sono dentro di noi, in un certo senso, almeno nel giovane che sta a scuola, diciamo, è a contatto con queste due infrastrutture.
la scuola deve mettere nelle condizioni di capire come funzionano questi due mondi, perché bisogna essere cittadini, diciamo, del proprio tempo solo nel momento in cui si riescono a parlare due lingue, non una sola, ma due lingue. C'è il sapere del libro stampato, definito una volta per tutte, importante come condizione generale, diciamo, di organizzazione della conoscenza in un determinato settore, cioè c'è il sapere aperto, no, della rete. Della rete e del digitale. Non credo che bisogna combattere il chiuso con l'aperto, credo che bisogna contemporaneamente anche combattere l'aperto con il chiuso, cioè consentire questo continuo gioco tra diverse rappresentazioni del sapere, appunto puntare ad una scuola plurale. La questione grossa è quella dei saperi. Ci sono dei saperi che reggono questa dimensione plurale e altri che non li reggono più, questa dimensione plurale. Dobbiamo avere il coraggio di ripensare o di avviare una discussione di alto livello su ciò che deve restare, diciamo, come contenuto di base della futura formazione, futura di domani mattina, non futura di chissà quando. Noi abbiamo una scuola, lasciatemelo dire, non lo so, è provocatorio, ma una scuola eccessivamente verbocentrica, eccessivamente scrittocentrica. Lasciatemi essere determinista proprio di quelli volgari. Ecco, ho l'impressione che tutto questo dipenda dal fatto che la scuola napoleonica aveva come unico riferimento industriale per la riproduzione del sapere la stampa. E quindi è normale che in una scuola pensata dentro la stampa abbia come linguaggio fondamentale quello della scrittura. Però, in che mondo stiamo vivendo? Ecco, chiediamocelo ogni tanto, non qui, ma nel mondo più generale. Ricordiamoci, se non altro noi, che attualmente si rappresentano più Macbeth nel mondo di Verdi che non di Shakespeare, e che c'è una grande differenza tra il Macbeth di Verdi e il Macbeth di Shakespeare nel mondo, che il Macbeth di Shakespeare viene rappresentato in diverse lingue, il Macbeth di Verdi viene rappresentato nella lingua italiana. Questo, secondo me, sconvolge completamente il nostro modo di pensare il sapere, perché di tutto questo non c'è nessuna traccia né nella scuola né nell'università italiana. Cioè siamo dentro una ricchezza che sottovalutiamo. Mi sono limitato al discorso di Verdi, ma potrei andare avanti come anche il ministro ha fatto, ricordando l'arte, ricordando l'architettura, ricordando il territorio, l'alimentazione, tutte le cose su cui l'essere italiani rappresenta una incredibile miniera di ricchezza e che non hanno nessun riconoscimento né materiale né concettuale all'interno della scuola. Questa scuola che poi è stata capace anche di togliere le immagini a Manzoni. Perché dico sempre, ricordo sempre questo fatto, no? Che il testo che noi facciamo leggere è un testo monco delle immagini, perché era nato con le immagini. Quindi vedete che il problema dell'organizzazione dei saperi è grossissimo, è pesantissimo. Non possiamo continuare ad ignorarlo. Quando lo sollevammo qualche anno fa, venimmo, come dire, fucilati pubblicamente dall'Accademia e dall'editoria, lasciatemelo dire, visto che sono stato esposto, ma la cosa è capitata nelle stesse forme anche in Francia, e a capo dell'operazione c'era Edgar Morin, non è che proprio c'era un pedagogista di provincia. Ultima considerazione è quella che riguarda la didattica. Se abbiamo una scuola ottocentesca, come impianto, diciamo, dei saperi, abbiamo addirittura una scuola del Seicento per ciò che riguarda la didattica, con tutto il rispetto, insomma, dei gesuiti, della cultura gesuitica. Però la didattica è ancora quella. La didattica è ancora centrata su una cattedra e degli allievi che si adeguano a quello che la cattedra propone,
E tutto è presentato come termini di presa di distanza critica rispetto al sapere. No, signori miei, non ci siamo più. Oggi il sapere non procede attraverso la presa di distanza critica, ma procede attraverso la condivisione. La condivisione. Ciò che cambia, ciò che effettivamente cambia e che è già cambiato, un minuto, è proprio la dimensione dell'apprendimento. Cioè l'apprendimento scolastico, quello basato sulla lettura, è un apprendimento isolante. L'apprendimento sociale, quello che avviene nei social network, ci piaccia o non ci piaccia, è un apprendimento condiviso, è un apprendimento, è un condividere con gli altri l'esperienza di apprendimento, è imparare dall'altro, il mutuo insegnamento. Cioè abbiamo tutto un'elaborazione del Novecento pedagogico da recuperare e oggi finalmente da inverare grazie alla tecnologia. Io penso che la scuola può diventare una sede molto interessante per mettere a fronte anche delle possibilità di qualche cosa che sta cominciando a intravedersi anche a livello internazionale. Per esempio, concludo con questo, lo spazio che si apre per il social learning e soprattutto social reading. Cioè noi sappiamo che cos'è il social learning, non sappiamo ancora che cos'è, ma sta cominciando a venire fuori, il social reading. Cioè come si può leggere all'interno di un contesto di gruppo? Che cosa significa questo? La lettura finora è stata presentata come l'emblema dell'isolamento e quindi del raccoglimento. E no, invece proprio adesso ci sono, grazie alla rete, cose che non si possono fare in presenza, cose che non si possono fare con altre tecnologie. Si apre questa possibilità dell'apprendere leggendo insieme ad altri. Ecco, io credo che basta questo a dire che si aprono enormi possibilità e spetta a noi però creare le condizioni perché queste possibilità vengano sperimentate, come dire, alla pari. Cioè, non che ci debba essere una parte ricca e una parte povera. Non dobbiamo avere un figlio prediletto e un figlio non prediletto. Tutti i figli vanno accolti. La scuola deve essere messa nelle condizioni di poter sperimentare tutte queste idee, belle o brutte che siano. Grazie. Grazie a Roberto Maragliano.